Testamento biologico, passa la mozione presentata dai radicali friulani in consiglio comunale a San Quirino. Soddisfazione immagino da parte di Stefano Santarossa, presidente dei radicali friulani e autore di questa mozione. Beh, è la mozione che stiamo presentando in varie città e anche nei comuni dove siamo presenti. San Quirino è assolutamente il primo comune che ha approvato il testo che in questi giorni, su cui si sta raccogliendo le firme con un'iniziativa popolare a Milano, ed è davvero una bella soddisfazione per chi come me da anni lotta su questo fronte. La novità è che San Quirino si scopre più laica rispetto a quanto si credeva, è più laica e liberale. Il Consiglio Comunale ha discusso la mia proposta, che prevede quindi la possibilità per i cittadini di San Quirino di depositare in comune il proprio testamento biologico, cioè quella dichiarazione in cui si decide che in caso di malattia grave, in caso di situazione particolare, uno lascia detto e lascia scritto come e se vuole essere curato. Quindi è una conquista di civiltà che il nostro comune, il comune di San Quirino, ha fatto propria, e spero che anche in altre realtà ne vengano approvati. Il primo comune a cui mi riferisco è il comune di Pordenone. Quindi bene questa posizione, e ringrazio anche i consiglieri comunali di San Quirino, in particolare il sindaco che è del PDL e il capogruppo della Lega Nord, che tra l'altro hanno proprio votato a favore a questa proposta. Un'altra piccola vittoria, se mi consente direttore, è quella che riguarda l'ATAP. Cioè, da questi schermi io avevo messo l'allerta sul fatto che queste incredibili prebende che i vari presidenti, consiglieri, eccetera, prendono in queste strutture pubbliche sono assolutamente esagerate. Quindi la prima risultato è quello di aver ridotto del 20% quanto prenderà il presidente dell'ATAP e i consiglieri, ma non... Secondo noi serve riformare completamente questo metodo di nomina con curriculum e commissione, perché se non facciamo i curriculum, non facciamo una commissione con persone che sappiano valutarle, non serve a niente. Quindi è un primo passo, però lavoriamoci. Lavoriamoci, grazie.